Benvenuti sul canale YouTube del Fringuello con la Valigia. Oggi parleremo della quarta lezione di Pilates della nostra amica Pamela. Se non siete iscritti al mio canale, andateci subito. Il canale del Fringuello con la Valigia. E se non avete ancora attivato la campanella, fatelo immediatamente, perché senza la campanella non avrete le notifiche dei prossimi video. Cosa dirvi? Buon allenamento e vi lascio la nostra mitica e fantastica Pamela. Ciao! Ciao a tutti, benvenuti alla quarta lezione del nostro corso base di Pilates. Grazie mille per aver apprezzato le altre lezioni, sono veramente molto contenta dei complimenti che ci state facendo. Una cosa a cui vorrei rispondere è quella domanda che mi fate in molti, in cui mi chiedete se è possibile fare una lezione completa. Io non ho potuto iniziare da una lezione completa perché non ho modo di correggervi, quindi proporvi una lezione completa non era una cosa molto efficace secondo me. Allora ho pensato di proporvi degli esercizi base. Una volta che li avremo imparati e padroneggiati bene, allora potremo pensare di andare a fare una lezione più lunga. In ogni caso, in ogni lezione ci sono 3 esercizi. Se voi ripetete i 3 esercizi almeno 3 volte e cominciate a mettere insieme una dopo l'altra le lezioni, vedrete che il vostro allenamento aumenterà. Già adesso che siamo alla quarta arriverà almeno a 15-20 minuti. Quindi voi cercate di imparare bene gli esercizi e vedrete che vi verrà fuori una bella lezione. Un altro amico, Vincenzo, ci dice che lui non suda molto nell'esecuzione di questi esercizi. Allora, il Pilates non è una disciplina in cui si suda moltissimo, almeno non negli esercizi di base. Questo perché? Perché va a cercare di stimolare quelli che sono i muscoli profondi del nostro corpo. Quindi lavora più sulla concentrazione che dobbiamo avere per attivare il muscolo e poi eseguire il movimento. E non è detto che in classi più avanzate questo non accada, si può arrivare a sudare, però è normale e non vi aspettate di sudare, ma questo non vuol dire che voi non facciate un allenamento efficace, tutt'altro. Ora io direi di andare ad allenarci, così possiamo mettere insieme tutte le lezioni. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta lezione. Oggi inseriremo alcuni esercizi un pochino più impegnativi e ne rivedremo alcuni con cui abbiamo già dimestichezza perché abbiamo già affrontato. Siete pronti? Cominciamo! Inizieremo sempre dalla posizione a pancia su con le ginocchia piegate, braccia distese lungo i fianchi e scapole ben basse. Attiviamo gli addominali e cominciamo sollevando la gamba destra, lasciandola piegata. Da questo momento in poi cominceremo a muovere le gambe in maniera alternata, attivando bene la fascia addominale. Nel momento in cui si incontrano prendo aria. Soffio. Aria. Soffio. Aria. Soffio. E via di seguito. Cerchiamo di spingere l'ombelico verso la colonna vertebrale. A questo punto faremo in modo di mettere tutte e due le gambe a tavolino, proseguendo con il secondo esercizio. Mi raccomando, tenete bene gli addominali saldi, passiamo le braccia dietro alla nuca, gomiti ben aperti, addome stretto, prendo aria e soffio, sollevando testa, collo e spalle e andando a guardare in mezzo alla punta dei piedi. Riscendo prendendo aria. Mi raccomando, cercate di non avvicinare le ginocchia al petto, ma di lasciarle sopra alle anche. Via, soffio. Soffio. Nel momento in cui soffio
e mi sollevo, risucchia la pancia. Aria, soffio. Non utilizzate il collo e lasciate che questo rimanga rilassato. Scapole basse. Bene, l'ultimo esercizio lo andiamo ad eseguire con le braccia lungo il tappetino. Da questa posizione metteremo i piedi a martello e cominceremo a distendere le gambe verso l'alto. Fuori l'aria. Respiro. Fuori l'aria. Immaginate che il tallone arrivi il più lontano possibile da voi e che sia il punto più alto del vostro corpo. Aria. Se non riuscite a distendere completamente le gambe, non fa niente. Noi continueremo a provare ad allungarle. Ancora una volta. Aria. Questo esercizio ci permetterà di allungare la parte posteriore della gamba. Soffio. Per scaricare un po' il lavoro andiamo ad effettuare un esercizio di allungamento che già conosciamo. Tiriamo le ginocchia al petto. Prendendo aria le tiriamo ulteriormente. Soffio e rilascio. Di nuovo, aria, soffio e rilascio. Ancora una volta. Poggiamo le gambe e andiamo a sollevarci con cautela, aiutandoci afferrando sotto alle ginocchia. Bene ragazzi, ripetete questa sequenza almeno 3 volte. La troverete un pochino più impegnativa, quindi 3 volte andranno più che bene. Ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao! Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un super likeone e se volete farmi qualche domanda, scrivetemi sotto nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Ora, guardate la nonna cosa vi dice. Ciao! Seguite il Fringuello con la valigia.